argomento che noi in associazione non trattiamo molto, vogliamo trattare qui con lei, etica ed economia. Che cos'è il concetto del NOMA, non overlapping magisteria, e come è cambiato nel tempo e come secondo lei si dovrebbe evolvere? 1829 è l'anno in cui a Oxford il famoso cattedratico di economia Richard Whately, nel corso della prolusione dell'anno accademico nuovo, enuncia il principio del NOMA, acronimo inglese che significa non overlapping magisteria, non overlapping magisteria, cioè magisteri che non si sovrappongono. Cosa voleva dire? Voleva dire che se l'economia vuole ambire allo status di scienza vera e propria, deve tagliare il cordone ombelicale che fino allora la teneva unita alla sfera della politica e alla sfera dell'etica. Quindi l'economia deve separarsi, non autonomizzarsi, questo era ovvio, ma separarsi sia dalla politica sia dall'etica. E perché diversamente non avrebbe potuto ambire ad ottenere la certificazione di vera e propria scienza. Questo principio all'inizio venne salutato con grande interesse da tutti gli economisti del tempo, anche un grande economista e filosofo come John Stuart Mill se ne fece portavoce, perché, e si capisce perché. Perché fino allora l'economia era studiata come capitolo dell'etica, cioè della filosofia morale, e altre volte dentro la giurisprudenza. Ad esempio in Italia, la gente non sa, ma fino agli anni 50 non esistevano le facoltà di economia. L'economia si studiava nelle facoltà di giurisprudenza. Qui a Bologna, professore di economia e giurisprudenza fu Silo Slabini, che è scomparso un po' di anni fa, il grande economista Paolo Silo Slabini, e così via, con tanti, Gustavo Del Vecchio. Cioè dire, le facoltà di economia non esistevano, esistevano le facoltà di commercio. E lì l'economia si studiava ragioneria, contabilità, queste cose qui. Quindi bisogna sapere queste cose, che l'economia, anche in un paese come in Italia, si autonomizza soltanto a partire dalla fine degli anni 50. In America e in Inghilterra molto prima, per la ragione che ho ricordato, perché in Italia il NOMA è arrivato dopo il fascismo, prima i tempi non erano maturi. E quindi l'economia, il discorso economico era parte del discorso della filosofia morale. Ebbene, Whately dice no, dobbiamo tagliare. Quindi l'economia ha le sue leggi e quindi ha le sue modi di procedere che nulla hanno a che vedere, anzi, bisogna evitare l'infiltrazione dei principi filosofici e direi politici dentro l'economia, perché la inquinano. Ora, questo per 150 anni è stato considerato una grossa conquista di civiltà e ha dato agli economisti l'importanza che ha dato. Oggi gli economisti sono i nuovi sacerdoti, come qualcuno ha detto. Perché? Perché autonomizzandosi hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Qual è il rovescio della medaglia? Il rovescio della medaglia è avvenuto negli ultimi circa 30 anni, da quando è iniziata la globalizzazione. Perché? Questo è un punto che non lo dice nessuno, io non l'ho visto citato ancora da nessuno. E gli economisti è bello che non lo sanno. Basta chiedere agli economisti, sai cos'è il NOMA? Non lo sanno. Eppure è stato inventato in casa economica. Richard Whately aveva la cattedra di economia a Oxford, non dimentichiamo. Ebbene, l'inversione è avvenuta quando con la globalizzazione si verifica un fenomeno mai esistito in precedenza. E cioè che mentre prima la politica era il regno dei fini e l'economia il regno dei mezzi, dalla globalizzazione in avanti l'economia è diventata il regno dei fini e la politica il regno dei mezzi. Bisogna dire che da questo punto di vista Marx, che era molto intelligente, l'aveva capito. Ovviamente non c'era la globalizzazione nei suoi tempi, perché anche qui gli economisti confondono la globalizzazione con la internazionalizzazione, che non c'entra niente. Internazionalizzazione, import-export c'era anche dall'antichità. La parola globalizzazione vuol dire un particolare modello di ordine sociale. Ora, Marx, che era molto intelligente, aveva intuito questo, quando dice, ma chi sono gli stati, i governi? Sono i funzionari del capitale,
come dire, sono al servizio del capitale. A quel tempo ovviamente era troppo presto per poter capire il significato, oggi lo capiamo, cioè, oggi noi vediamo che chi guida la danza non sono i politici, sono le centrali di potere economico, la finanza, le multinazionali. Allora io qui cito una cosa che nessuno ha mai il coraggio di citare. Tietmeyer, presidente della Bundesbank tedesca, la banca centrale tedesca potentissimo, e lui era stato presidente per tanti anni, nel 1996, non c'era stata ancora la crisi, scrive un saggio nel quale, cito a memoria, annuncia: mi meraviglio che molti politici oggi non abbiano capito che sono al servizio delle grandi banche e delle grandi multinazionali. Tietmeyer non può essere certo tacciato di sinistrismo, sappiamo a quale corrente politica e di pensiero appartiene, perché è tuttora vivente, adesso è in pensione. Mi meraviglio che i politici non abbiano ancora capito che oggi il potere non ce l'hanno loro, ce l'hanno. Guardiamo i casi italiani, questa crisi degli ultimi anni. Quando i ministri ti dicono io vorrei fare questo, ma non lo posso fare perché altrimenti lo spread aumenta, oppure perché i mercati non me lo consentono, cosa vuol dire? Vuol dire che il regno dei fini è dentro l'area del mercato. Punto e basta. Ecco allora qual è oggi il punto. Fino a 30 anni fa il NOMA poteva andare bene, perché diceva divisione dei compiti. Tu politico fissi i fini, dici dove il paese lo vuoi portare, eccetera, e lì si discute politicamente. Tu eticista discuti i valori, l'etica si occupa dei valori, devi dire quali sono i valori più importanti, eccetera. Tu economista ti occupi dei mezzi, e cioè trovi i mezzi più adeguati per raggiungere quei fini che ti dà però il politico. Quindi non andava bene per le ragioni che io qui non ho il tempo di illustrare dal punto di vista epistemologico, però, come dire, era il male minore, perché c'era sempre la politica che si incaricava di definire i fini. Qual è la novità di questi ultimi trentenni, questi ultimi decenni? Che appunto è successo che la politica è stata espropriata. Questo spiega perché le cose vanno come stanno andando in politica. E la gente lo sta capendo come? Non andando a votare. Perché la gente non va a votare? L'Italia del dopoguerra, tutti ignoranti, tutti poveri, però la gente andava a votare, perché capiva che il voto serviva a qualcosa. Oggi la gente, senza che lo sappia, dice ma cosa vado a fare a votare? Tanto non cambia niente, perché chi stabilisce le regole del gioco e chi fissa gli obiettivi da raggiungere sono i mercati, allora bisognerà cambiare quello. Ecco allora, in conclusione, qual è oggi il punto? Dobbiamo rimettere le cose a posto. E come si fa? Con la cultura. Bisogna spiegare queste cose, dirle alla gente. Sì, sì, soprattutto ai giovani. Dobbiamo tornare a rendere la politica il regno dei fini, perché è dentro la sfera politica che si decidono se i fini, se ci vuole più o meno giustizia sociale, più o meno occupazione, eccetera, eccetera. Perché se vogliamo un modello di welfare di un tipo o di un altro, eccetera. Perché se questi fini li riusciamo a decidere al mercato, stiamo vedendo quello che è successo. E quindi ecco perché riprendere in mano questo discorso è di grande importanza e di grande attualità. Però sfido uno a dimostrarmi se ha mai sentito o letto in questi ultimi anni l'espressione NOMA, nel senso che ho chiarito, mai. Che non si vuol dire, perché bisogna far credere che sì, la globalizzazione, però sì, la globalizzazione è una magnificazione di quel che c'era. Ma quale magnificazione? Che ha ribaltato di 180 gradi la relazione tra mezzi e fini, cioè tra mercato e democrazia. Devo dire che anche in Italia alcuni miei colleghi di sinistra, economisti di cosiddetti di sinistra, un po' di anni fa, sostenevano questa tesi, e io gli ho detto guardate che state sbagliando, adesso non ha capito, dice la globalizzazione è la continuazione, no, non è la continuazione, è qualcosa di qualitativamente diverso, perché non avevano capito questo punto, cioè, e adesso però l'hanno capito tutti, perché di fronte all'evidenza dei fatti, ma facciamo solo un esempio e chiudo, Clinton,
Cosa fa Clinton? 1999, presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente, abroga la legge Glass-Steagall. Glass-Steagall erano i due che avevano fatto la legge che sanciva che i capitali speculativi non potessero andare a mischiarsi con i capitali commerciali, cioè le banche con i soldi presi dai risparmiatori non li potevano investire nella speculazione. Allora uno si chiede, ma mai è possibile? E infatti la fecero Glass-Steagall nell'immediato dopoguerra, non era successo niente. Clinton abroga nel 99, 7 anni dopo scoppia la crisi. Come mai? Guarda caso. E secondo voi, Clinton, perché abroga quella legge? Che negli Stati Uniti avevano una legge sulla finanza rigorosissima, rigorosissima. Qualcuno diceva addirittura stalinista. Però intanto non era successo niente. Nel momento in cui viene abrogata, ma perché? Perché le sette sorelle sono andate da lui a dirgli devi modificare quella legge che non ci permette di fare i profitti, perché? Perché i profitti si fanno con la speculazione e così via. Allora, un presidente degli Stati Uniti deve piegarsi al volere di un gruppo di banche, di banchieri? Ma se uno capisce il discorso del nome e l'inversione che ne è seguito, capisce benissimo perché questo è accaduto. Ed è solo un esempio.